La Crociera di San Luca è uno storico edificio del XV secolo, realizzato tra il 1447 e il 1452, destinato ad accogliere la sede dell'ospedale di Santo Spirito e di San Luca della Misericordia, poi conosciuto come Ospedale Maggiore. Chiamato anche Ospedale Grande, il complesso nasce per riunire in una struttura più ampia le piccole istituzioni sanitarie già presenti a Brescia, per far fronte alle crescenti necessità della città. Il progetto ambizioso dà origine a uno degli ospedali più antichi d'Italia. Il complesso ospedaliero sorge il 26 marzo 1447 sul terreno delle Case degli Umiliati, acquistate dal Comune nel 1429 per 400 fiorini ed è preso in gestione dalla Congregazione di San Domenico e dal Consorzio di Santo Spirito. L'ospedale maggiore rimane all'interno della Crociera di San Luca fino a quando viene trasferito, tra il 1843 e il 1847, in un nuovo edificio progettato dall'architetto Giovanni Cherubini, nell'area occupata in precedenza dal convento di San Domenico, tra via San Martino della Battaglia e corso Umberto I, l'attuale via Gramsci, e demolito alla fine degli anni 50 del Novecento. Il nucleo più antico dell'ospedale originario è la corsia centrale, un'ampia aula concepita inizialmente come unica, denominata infermeria maggiore, con l'ingresso principale dall'attuale Corso Zanardelli e l'altro da Via Moretto, che comprende anche gli edifici e i cortili della zona circostante. È solo nel 1704 che l'edificio si amplia con un corpo perpendicolare a quello già esistente, che dà origine all'infermeria minore, secondo un'idea di pianta crociera che prevede due corpi perpendicolari a quello già esistente con all'estremità due facciate sulle attuali via Cavallotti e via San Martino della Battaglia. Il quarto braccio, quello orientale su via San Martino della Battaglia, non è mai stato realizzato e nel 1745 il complesso ospedaliero è innalzato di circa 8 metri. All'incrocio dei tre bracci è eretto un altare visibile a tutti i degenti, accessibile direttamente da ogni parte. Le tre facciate nascono identiche, con forme e stilemi chiesastici e i caratteri originali oggi si possono riconoscere nella facciata sud di via Moretto, con piazzetta antistante, e in quella ovest di via Cavallotti. La facciata nord subisce i principali cambiamenti. Nel 1889 l'architetto Luigi Tombola interviene sul prospetto di Corso Zanardelli con l'aggiunta di un orologio luminoso in facciata. Accanto all'ingresso della crociera sorge un edificio ad archi con il caffè della Borsa. L'esterno nord viene nuovamente modificato nel 1956 dall'architetto Giacomo Mutti a causa di un incendio scoppiato nel 1954 che distrugge parte di quella facciata. L'ultimo intervento avviene nel 1960 e trasforma completamente l'aspetto originario poiché è sovrapposto da un edificio ad ampie vetrate con struttura in metallo. Dal 1983, nella piazzetta accanto all'ingresso principale, è collocata la fontana progettata nel XIX secolo dall'architetto Rodolfo Vantini in onore dei fratelli Porcellaga e inizialmente posizionata nell'omonima via. Rimangono originali le facciate su via Moretto e su via Cavallotti. Esterna al complesso, ma vicina alla struttura ospedaliera, c'è la chiesa di San Luca, con l'ingresso originale adiacente a quello dell'ospedale in corso Zanardelli. Realizzata nel XIII secolo dagli Umiliati di Quinzano e rifatta nel XV secolo, la chiesa è stata oggetto di importanti interventi architettonici nel Settecento, quando, nel 1721, l'architetto Domenico Carboni trasforma il vecchio edificio in una pianta centrale. Nel 1849 si registra un altro cambiamento sostanziale, quando l'orientamento della chiesa viene capovolto e il nuovo ingresso principale, aperto nel 1851, è collocato in via San Martino della Battaglia e l'attuale facciata risale al 1934. Alla metà dell'Ottocento, conclusa la sua vocazione sanitaria, la Crociera di San Luca ha diverse destinazioni d'uso. Nel 1848 la crociera è occupata dalla Guardia Nazionale e per un breve periodo trasformata in ospedale militare. Nello stesso anno Luigi Basiletti, pittore e archeologo bresciano, protagonista della stagione di riscoperta in città di antichi monumenti come il Capitolium,
propone di collocare in quegli ampi spazi una pinacoteca municipale e l'ingegnere Luigi Donegani ipotizza di trasformare la crociera in un carcere cellulare. Nel 1857 è sede di una parte della celebre esposizione bresciana e dal 1865 diviene il luogo della biblioteca popolare circolante. Inoltre si tengono numerose conferenze promosse dall'Istituto Sociale di Istruzione. Tra il 1868 e il 1873 ospita, per concessione della Giunta Municipale, le esecuzioni della Società dei Concerti e nel 1878 è allestita la Mostra dell'Arte Bresciana Antica. Dal 1888 la crociera è divisa in due parti. Il braccio occidentale diviene la palestra della Società Sportiva Forza e Costanza, mentre l'aula più antica e più grande è utilizzata come sede dell'esposizione industriale operaia cittadina. Negli anni, oltre a mostre e conferenze, si svolgono spettacoli, feste di beneficenza, balli in maschera. Durante il carnevale, la crociera diventa il luogo di ricreazione popolare quando, ogni anno, la navata centrale è trasformata dal pittore Carlo Chimeri, con l'aiuto di carpentieri e scenografi, in ambienti fantastici. Nella crociera di San Luca viene allestito anche l'importante mercato dei bozzoli e il luogo diviene sede della borsa, di cui rimane a lungo il ricordo nell'attiguo caffè della borsa sorto accanto alla facciata. Dal 1937 e anche nel dopoguerra fino al 1999 la crociera è stata utilizzata come sala cinematografica. Successivamente la crociera di San Luca è stata oggetto di numerose proposte per il suo recupero e restauro. In particolare, a più riprese, è stata considerata il luogo adatto per ospitare la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, che dopo una breve esistenza tra il 1964 e il 1967 a Santa Giulia, è rimasta solo un progetto. Diverse campagne elettorali hanno paventato l'idea che l'ex ospedale maggiore fosse idoneo per creare un luogo dedicato alla conoscenza e allo sviluppo dell'arte contemporanea. Dopo 40 anni di discussioni, nel 2000, il Comune di Brescia inizia un concorso internazionale per il recupero della crociera, in funzione di un moderno centro dedicato all'arte contemporanea. Il concorso è vinto dagli architetti bresciani Giorgio Goffi e Mario Mento, in collaborazione con gli associati spagnoli Luis Moreno Marsiglia ed Emilio Tugnon. Nella relazione del comune realizzata in occasione del concorso si pensa ad uno spazio articolato in grado di accogliere esposizioni artistiche della contemporaneità, ad un centro di promozione, di ricerca e di documentazione. Si ipotizza la crociera di San Luca quindi come uno spazio da riferire alla tipologia della Kunsthalle per esposizioni temporanee che consentono anche la formazione di una propria collezione permanente da ordinare successivamente in altra sede idonea. Nel 2002 il progetto degli architetti bresciani e spagnoli viene esposto e presentato presso gli spazi dell'Università Cattolica. Nel 2003 il progetto è stato congelato per mancanza di coperture finanziarie. Per 15 anni la crociera cade nell'oblio, fino a quando, nel 2015, l'amministrazione comunale indice un nuovo concorso per il rifacimento e la sistemazione dell'edificio, una sorta di proposta ad hoc rivolta alla Fondazione Tassara, per trovare una collocazione all'importante internazionale collezione di tappeti antichi custodita presso la fondazione stessa. Il nuovo concorso è stato indetto, ma alla scadenza, nel febbraio del 2016, non è stato presentato nessun progetto, nessuna nuova proposta e dopo qualche altro tentativo di trovare finanziatori da parte della stessa Fondazione Tassara, il progetto viene accantonato. Al 2016 risale uno sgombero dello stabile dai detriti e due anni dopo è allestita, nell'ex palestra della gigantesca opera Il Fachiro di Gabriele Picco, nell'ambito della manifestazione La Meccanica delle Meraviglie. Al 2018 risale l'ultimo dibattito pubblico dedicato alla crociera di San Luca. Oggi tutto tace e uno degli spazi più grandi nel cuore della città rimane abbandonato a se stesso.